contro il Verona alle 18 e il Napoli contro il Genoa. Luca, allora un tuo commento anche sullo stato di fatto delle due, tra virgolette, diciamo, principali rivali, no? Napoli e Inter che stanno navigando in acque, dire tempestose, è poco. Io direi più il Napoli che l'Inter, perché poi le parole di Conte si sono un po' sgonfiate dopo il Dortmund. In casa Napoli la situazione è bella, bella complicata. Sì, però oggi il Napoli paga 11 punti in 11 giornate alla Juventus, oggi non è una competitor. Oggi la fotografia Sì, tu dici se guardiamo i dati della classifica. la classifica, ma cioè, oggi la fotografia è che il Napoli questo scudetto non lo può vincere. Poi, miracoli sportivi, siamo sempre pronti a raccontarli, ne abbiamo intravisti pochi, ma qualcuno spesso negli ultimi Vabbè, anni. l'ascesa della Juventus Allegriana, dai, dopo Sassuolo. Oh, io. Sì. Però c'erano le basi. Certo, sì, chiaro. Sì, l'anomalia era ritrovarsi in quella posizione. Però oggi il Napoli non riesco a mettere nella corsa scudetto, non più. L'Inter è un discorso diverso, i problemi che tu citavi sono stati sotto gli occhi di tutti perché sono passate parole pubbliche sostanzialmente. Dico che è incredibile come dopo 2 mesi e mezzo di attività agonistica, due squadre ambiziose, due società ambiziose si riescano non a esplodere, ma a implodere, cioè hanno fatto tutto loro. O no? Stanno facendo tutto loro al loro interno. Questo io lo trovo una cosa sorprendente, perché le cose, le situazioni difficili, antipatiche, ci sono anche alla Juve, non è che non ci sono anche al Real Madrid, ci sono al Barcellona, ma portarle in maniera così clamorosa sotto gli occhi del grande pubblico è uno step che è qualcosa di più di un boomerang, secondo me. E tra l'altro di solito succede magari a marzo-aprile, quando la stagione. In negativo rispetto alle aspettative, ma a novembre col Napoli che la sera col Salisburgo, se avesse vinto, era già matematicamente agli ottavi e probabilmente comunque si qualificherà, quindi è agli ottavi di Champions. L'Inter che si gioca numericamente al momento è in corsa per lo scudetto. Perché? Io non lo so perché. No, noto però una Sai perché? No, ma te lo dico perché nella storia di questi due club non c'è agli atti il fatto che un grosso fermento interno abbia poi portato a una reazione positiva. Cosa che a volte invece in club più strutturati può succedere, che il confronto duro, anche anche la querela pubblica possa portare Sì, ricompatta. In genere poi in questi club succede che invece la situazione si frammenta e tende ad andare in negativo. Quindi poi vedremo cosa succede, ma io lo trovo un autogol pazzesco. Noi gli autogol, tipo quelli di Coulibaly, ce li prendiamo sempre volentieri. Allora, andiamo a chiudere con due notizie legate al mercato futuro, futuribile, immaginario, non lo so. Allora, partiamo da Corriere dello Sport.it, sfida tra Juventus e Inter per Rakitic, secondo i colleghi del mondo deportivo, insomma, non è una notizia nuova, ogni tanto bisogna dire, viene un po' tirata fuori dal cilindro perché già da quest'estate che si insegue questo presunto duello tra. Però che Rakitic sia fuori dai programmi a Barcellona è evidente, quindi ci sta che sia su un Ed è giocatore secondo te sul nei programmi della mercato. Juve? Cioè, la famosa, come diceva Marotta, occasione di mercato, Rakitic verrebbe valutato, secondo Guarda, te? io sono stato severo quest'estate nel giudizio, non su Rakitic, che è un signor giocatore, ma sull'operazione eventuale Rakitic-Juventus per un motivo semplice, perché io dissi, se mi dicono che può interessare Rakitic, è perché, per esempio, darei per scontato che tu hai venduto Khedira quest'estate. Perché Rakitic è un altro giocatore ultra trentenne e tendenzialmente un interno di possesso di destra, non un rapido, un giocatore bravo tatticamente, ottimo tecnicamente, ma alla fine non ha senso che prendo Rakitic se ho Khedira, perché si sovrappongono due giocatori di grande portata in un ruolo dove non ho bisogno di creare una competizione a Certo. tutti i costi. Quindi, tornando a oggi,
visto che la Juve ha davvero sondato Rakitic negli ultimi 3 giorni di mercato d'agosto, questo che io possa pensarne lo devo portare perché mi è stato verificato confermato, e confermata questa situazione. Oggi se penso a Rakitic a gennaio ti dico escono 2 centrocampisti. Cioè se prendo per vera e buona, al momento non ho conferme, un'ipotesi Rakitic-Juventus è perché la Juventus ritiene di poter avere in mano 2 uscite a centrocampo a gennaio. Una potrebbe essere Mrecian, e questo da quel invece ci sono delle risultanze sul fatto che questa è una possibilità reale, che la separazione con Mrecian possa avvenire già a metà stagione. Ma magari, ecco perché dico 2, non mi basta. Probabilmente Khedira, Matuidi, che hanno mercato, sono ultra trentenni, sono giocatori che hanno un certo blasone, hanno vinto il mondiale entrambi. La Juve potrebbe valutare anche questo sacrificio a metà anno. La Juve con Sarri. Con Sarri. Luca, al volo il sogno degli amici a casa, ancora un nome e un cognome, Paul Pogba, poi sai meglio di me, no? L'abbiamo fatto vedere ieri, insomma, il posto su Instagram. Io sono passato un po' per sognatore quando dicevo, guardate che non chiedetemi come, ma la società Juventus fa sapere di avere stupendi ricordi di Pogba e che il Manchester United, nel momento in cui fa il prezzo e lo mette sul mercato, è stato informato di far presente alla Juventus la situazione. Questa è una realtà sicura, che questo sia un percorso praticabile. A gennaio la vedo più difficile. Estate prossima, Pogba un anno dalla scadenza, costerà sempre tantissimo, però Pogba è un'operazione che la Juve può permettersi. Questo oggi lo sappiamo, un anno fa non eravamo certi. Allora, dobbiamo chiudere, siamo arrivati al termine del nostro notiziario. Grazie Luca. Grazie a te Angelo, un saluto alla a tutti. Alla prossima, una manciata di minuti, Massimo Tadorni, tutto lo stadium, i telefoni aperti, avete un'ora a disposizione per chiamare, per dire la vostra. Io torno in diretta alle 17, dove andiamo a chiudere il venerdì. Fastweb fibra ultraveloce fino a 1 giga. Scopri le offerte esclusive solo su fastweb.it. Gira, 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 scegli Rotowash. Rotowash propone una completa gamma di lavapavimenti garantendo una soluzione alle esigenze di tutti i settori, dall'ambiente domestico a quello sportivo, nonché l'uso nel settore della ristorazione. Chi sceglie Rotowash oggi può contare anche su una versione a batteria, che oltre a garantire tutte le caratteristiche e la qualità dei prodotti Rotowash, facilita la manovrabilità e l'uso anche in luoghi privi di rete elettrica. Chiedi una prova pratica gratuita a domicilio. Contattaci. Rotowash ti aspetta. Da Sidecar, in via Rivarolo 33 a Mappano, potete scoprire e provare su strada la nuova Renault Clio. Pensate che è un'automobile totalmente rivista, sia nello stile che nella tecnologia. Una vettura che ha uno schermo da 9,5 pollici. Una vettura che è disponibile ibrida. A breve l'avremo qui in salone da farvi provare su strada, quindi sarà la grande novità del mondo Renault. Ebbene, io vi invito a venire a scoprire questa automobile, la nuova Renault Clio che stiamo presentando in questo momento qui alla Sidecar di via Rivarolo 33 a Mappano, e vi do anche un prezzo veramente molto molto piccolo perché parte da 9.690 euro. Ecco, detto tutto ciò, io vi aspetto numerosi a venire a scoprire la nuova Clio in via Rivarolo 33 a Mappano da Sidecar. E adesso venite con me nel salone dell'outlet, dove vi proporremo vetture aziendali a chilometro zero. Disponiamo di tutta la gamma Fiat, Hyundai e Jeep. In pronta consegna per voi, venite a scoprire le offerte del mese. Seguitemi, intanto ricordate che con noi il risparmio è di casa. Abarth 595 1400 T-Jet 140 cavalli a soli 16.490 euro. Fiat 500L City Cross 1600 diesel con telecamera posteriore e sensori di parcheggio a 19.900 euro. Fiat 500X Cross 1600 Multijet 120 cavalli a soli 24.900 euro. Una Fiat Panda 4x4 Cross 900 Twin Air 85 cavalli ad un prezzo imbattibile di 16.490 euro.
euro. Jeep Renegade Trailhawk 2000 diesel 170 cavalli 4WD a 33.600 euro. E sono tutte auto immatricolate a luglio e agosto 2019, quelle che vi presento adesso, iniziando da questa Mazda CX-3 2000B 121 cavalli executive con navigatore satellitale 2WD a 18.490 euro. Passiamo al monovolume di casa Honda, il monovolume compatto, pensate, solo 4 metri per la nuova Honda Jazz, con caratteristiche di spazio uniche nel suo genere, perché è un'auto davvero spaziosa, sia come bagagliaio, come abitacolo, tanta versatilità grazie ai suoi sedili magici che si sollevano e si abbassano, generando davvero tanto spazio all'interno della vettura, unico nel suo genere, un'auto davvero che si distingue da tutte le altre proprio per queste caratteristiche. Pensate, su Honda Jazz arriviamo a supervalutazione della vostra permuta o rottamazione fino a 3.700 euro di supervalutazione, e potete portarla a casa a partire da soli 12.800 euro, un prezzo piccolissimo per un'auto con così tanta tecnologia e con così tanti contenuti. E soprattutto anche per Jazz, come il resto della gamma, abbiamo previsto un piano finanziario davvero incredibile. Pensate, solo 173 euro al mese, non pagate niente d'anticipo, niente di maxi rata, quindi solo la rata, 173 euro al mese, e la Jazz la portate a casa. Venitela a provare su strada, venitela a scoprire qui da noi in corso Giulio Cesare 320 a Torino. Nel nostro Tutto lo Stadio, Daniel Pisani, Angelo Maria Cignata, avvocato. Buongiorno. Professore. Buongiorno. Buongiorno. Grazie per i titoli, no, così anch'io, diamoli. Ma deficiente, credete, dipende. Ma buttiamo tutto, prendiamo tutto. Però Douglas, il titolo è: qual è l'identità della nuova Juve? Perché non l'abbiamo ancora capito bene. Ci si aspettava lo spettacolo di Maurizio Sarri e abbiamo una sorta di ibrido fra Sarri e Allegri. Per me questa è la... Lo dico e lo ripeto, un po' scontati in alcuni momenti, però è un work in progress. Douglas regala 40 milioni alla Juve. Ci vediamo questo breve intervento di Luca Momblano, che ci dà qualche spunto, e poi naturalmente spazio agli ospiti e anche a voi via mail, via sms e soprattutto via telefono. Eccolo qua. 40 milioni in un gesto, ragazzi. 40 milioni in una giocata di Douglas Costa, che è sembrato fare quelle cose che fa in allenamento, e andando indietro nel tempo della Juventus, l'unico che riusciva ad avere quegli strappi, ma anche quel senso di dire dai che ne dribbla ancora uno, dai che è tranquillo, segna sicuramente, era Roberto Baggio, un giocatore che con Douglas Costa magari c'entra poco, non si somigliano, ma un giocatore che in quell'epoca della Juve di Baggio sarebbe stato nella sfera degli Hessler, dei Müller, si accendono e si spengono, e si è acceso il tabellone degli ottavi, una partita che ci ha detto poco, il centrocampo ci ha messo 60 minuti a inquadrarsi, i cambi Bentancur prima ancora di Douglas Costa, il migliore secondo me di tutti i centrocampisti impiegati questa sera, è entrato bene in partita. Quando Rodrigo impara anche a entrare dal primo minuto con questa stessa empatia nella partita, questa stessa forza di recuperare ma di essere anche propositivo, allora davvero rischia di diventare un titolare di questa squadra. Una vodka ovviamente ce la gustiamo volentieri, una 2-1 sulla sirena, anche con un arbitro straniero mi hanno detto, e qualche problema secondo me nel trovare l'equilibrio difensivo. Quando difendiamo in area compatti non siamo ancora compatti, quando difendiamo lunghi in campo aperto non siamo ancora ben disposti e ben protetti, scappiamo giustamente quando siamo in situazione di parità numerica, ma i centrocampisti non arrivano, tu aspetti e non arrivano. Sarri lavorerà sul collante di squadra, la Juventus non è una squadra corta,
quando fa possesso, non è corta, non è vicina sempre con gli uomini, è stata ormai, da quando giochiamo con Rombo, dopo 2-3 partite sono tutti arrivati a intubare molto in mezzo, Ramsey però non mi è dispiaciuto e Douglas Costa il suo meglio. Douglas Costa, il guastatore, lo ha fatto quando si è spostato a destra e a sinistra, e avere un trequartista che può essere indecifrabile nella posizione di partenza in alcune partite può diventare molto importante. Una nota ancora per Leonardo Bonucci, che è sempre c'è sempre chi nel sottofondo mi arriva e ti salva il gol sulla linea, ed è un capitano intelligente, è un capitano coraggioso, fa parte di coloro che hanno la stigmate per essere capitani anche solo momentanei di questa squadra. Squadra col Milan, squadra col Milan, squadrone. Partita prima della sosta da divorare, e con quei 40 milioni a gennaio ci facciamo poi un pensierino. Beh sì, panoramica meravigliosa. Possiamo dire che Douglas è una non piacevolissima, se giudichiamo quelle che erano le voci iniziali della serie, è irregolare, sfascia le macchine, va alle feste, insomma. No? Daniel. Cara Stella, dammi un lampo che ci lasci senza fiato, mi è venuto in mente quello che ha combinato mercoledì sera, anche perché veramente è stata una luce nel buio, non, è innegabile che la squadra non abbia giocato ai suoi livelli, ascoltavo con molta attenzione ciò che il maestro Luca ci stava suggerendo, anche avevo notato una squadra estremamente lunga, con i reparti che facevano fatica a ritrovarsi, ma sul gol di Douglas, permettimi caro Massimo anche di sottolineare, la bravura di Gonzalo Higuaín e anche la bravura di Sarri, che forse tatticamente, anzi non forse, non ha preparato la migliore delle sue partite, ma ha avuto il merito di avere il coraggio di tirar fuori Cristiano Ronaldo, non so in quanti possano vantarsi di aver avuto questo coraggio, e ovviamente di conseguenza di lasciare in campo Gonzalo Higuaín. Non avremo mai la riprova, ma con ogni probabilità, se quel pallone fosse arrivato a CR7, qui probabilmente il mio amico Angelo Gongola, anziché Gonzalo Higuaín, CR7 avrebbe cercato la soluzione individuale. Angelo, no, stai calmo che poi scateni polemiche che vanno avanti 5 giorni. Devi dire qualcosa sull'identità della metto, squadra? Metto il filtro democratico. Come... No, no. Allora, due ordini di considerazione. I numeri danno la Juve vincente sotto, diciamo così, su tutti i fronti attualmente dove è impegnata. In campionato e in Coppa dei Campioni. Quindi se si guardano solamente i numeri si può dire la Juve è imbattibile. Addirittura rispetto alla gestione Allegri, per la prima volta la Juventus è prima, si giocherà il primato contro l'Atletico Madrid. Quindi non si parla di sfida per la salvezza o chissà quale, si parla di una sfida, come dire, per aggiungere un tocco, diciamo, ad un abito che già di per sé è ben confezionato. Se si guarda invece sotto il profilo del gioco, allora viene da dire che la Juve stenta comunque a dare quel gioco che in realtà si sperava che riuscisse a dare sotto la gestione Sarri. Ho sentito prima il termine ibrido, è la definizione giusta, cioè non è più la Juve di Allegri, non è ancora la Juve che vorrebbe Sarri. E per poter, come dire, continuare a vincere si deve affidare alle giocate estemporanee e geniali di qualche giocatore. Mi viene in mente Dybala, come dire, quello che ha fatto contro la Lokomotiv è stato un capolavoro. Mi viene in mente Douglas Costa. Però teniamo presente che sono, come si dice, lampi in una situazione che vede troppo spesso durante la partita la Juve imballata. E soprattutto non continua. Non continua. E è ovvio, va da sé, con le centinaia di milioni che vengono messi in campo ci si aspetta invece tutto un altro gioco. È tutto un altro gioco, tutta un'altra, come dire. Diciamo che è ancora in fase di embrionale.
Lo so, però questa fase embrionale, come dire, sta durando, forse sta durando troppo. C'è da dire, Angelo, ma questo ovviamente è soltanto un mio pensiero e nulla più, che le squadre che vogliono impostare questo tipo di gioco, quindi un gioco prevalentemente offensivo, e in questo senso i risultati finora potrebbero darci una risposta secondo la logica, faticano molto contro le squadre che sono chiuse. Prendiamone una che ha fatto la storia del calcio, che non è la nostra Juventus, e quindi cerchiamo anche di aprire diciamo un varco un po' sul calcio, il Milan di Sacchi. Io il Milan di Sacchi, chiaramente, da amante del calcio non potevo non apprezzarlo, da tifoso non potevo non odiarlo, quindi sono sincero al massimo. Quando speravo che il Milan di Sacchi potesse perdere qualche punto, qualche partita? Con le piccole, perché sapevo perfettamente che quando andava a giocare con le grandi al 99,99% avrebbe vinto. Cosa sta facendo la Juventus oggi? No, attenzione, non la sto paragonando al Milan di Sacchi, sto dicendo che non mi sorprende il fatto che nelle partite importanti, e adesso cominciano a diventare veramente numerose, il Napoli, l'Atletico Madrid, l'Inter, questa squadra ha giocato bene, seppure non con continuità come diceva Angelo, ma ha dato sprazzi veramente di grande gioco e di superiorità tecnica, fisica, atletica e anche tattica, se vogliamo. Mentre con le piccole, secondo me, sarà sempre comunque un pochino destinata a soffrire, perché con quel tipo di gioco fai fatica ad attaccare le difese schierate. Chi c'è al telefono, la prima di oggi? Pronto? 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 Ciao, chi sei? Buongiorno. Ciao, volevo, sto seguendo la trasmissione, il nostro plane. Sì. Pronto, posso parlare? Sì, il tuo nome qual è? Riccardo. Da dove, Riccardo? Da Novara. Prego, buongiorno. Allora, se quel signore di centro, no, con la camicia, con la giacca marrone sta parlando, sì, io direi una cosa. Sì. Si continua per una partita che è stata più o meno fatta da Ronaldo a criticare, ma ci rendiamo conto di cosa stiamo dicendo? Stiamo parlando di un campione, va bene, con tutti i record che sappiamo, e andiamo a giudicare dicendo non è la stessa, o lo sostituiamo, o siamo contenti, ha avuto il coraggio Sarri di sostituire un giocatore. Ma che coraggio ci vuole? Ma mettiamoci in testa una cosa, che uno come Ronaldo, anche quando non gioca, attrae su di sé le varie difese, lasciando spazi per gli altri. E un'altra cosa ancora, la sensazione a volte è che ci sia qualcuno che non collabori con Ronaldo, non dico di teoria perché sarebbe una cosa stupida, però attenzione anche a questo fatto. La gelosia di certi cattocomunisti, no? Perché magari Ronaldo guadagna, altri no, e vogliono sempre far dimostrare, di capire, di far vedere qualcosa di più. Questo qui mi sembra che siano delle cose veramente, veramente abnormi, no? Non tocchiamo Ronaldo, siamo contenti di avere uno come Ronaldo e difendiamolo anche quando non va bene, perché un campione come Ronaldo, come forse Messi, non si discutono mai. Anche grazie. Quando sono in campo fermi con una gamba, dobbiamo essere ben contenti di averli. Grazie Riccardo, buona giornata, andiamo in pausa. Non prima però di aver letto la mail di Sid, che prosegue negli abbinamenti musica, che i grandi chitarristi, campioni. Beh, qui abbiamo Carlo Santana con Gianluca Vialli. Sì. Forza Gianluca, sempre, sì, sempre. Cosa avevano a mio avviso in comune? La gioia del gesto in Santana, specialmente a Busto, dove vedi una partecipazione anche fisica al gesto chitarristico in Vialli idem. Quando segnava sembrava in estasi. I due apici in comune, sicuramente Santana nella sola di Busto, dove mette in mostra tutta la sua bravura, mentre in Gianluca certamente Roma. Ecco, se ho un fermo immagine di quella bellissima serata di Roma, io penso a Vialli, che con il suo bel sorriso stringe fra le sue mani la Coppa dei Campioni. Sid, quando vidi la prima volta Santana, dovete scappare insieme a tutto il pubblico per disordini dovuti a quella che allora si chiamava autoriduzione per 3 anni, dal 75 al 78, non vidi più insieme a tantissimi italiani nessun concerto di rilievo, solo jazz che a me non piaceva. Grazie Sid. Sì, Santana l'ho rivisto proprio in occasione dell'anniversario di Woodstock, se non ricordo su Rai Storia o da qualche parte, no, su Rai 5, e ho rivisto la sua esibizione proprio a Woodstock, l'autoriduzione, perché non si voleva più la musica a pagamento, per cui tutti dicevano vogliamo fruire degli artisti, come se i costi non esistessero, no? Per cui erano disordini. Erano quegli anni lì, erano gli anni della contestazione, della protesta. Andava spesso alle mani con qualcuno del pubblico, nella famosa tournée del 78-79 è riuscito ad andare alle mani con uno spettatore per le contestazioni ed altro. Ci vediamo tra poco.
Carissimi amici, benvenuti all'Auto Francia. Approfittate subito delle offerte che abbiamo riservato per voi questo mese. Vi ricordo tutta la gamma Fiat Alfa Lancia Jeep in pronta consegna e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometri zero con dei prezzi che vi garantisco sono davvero imbattibili. Come è imbattibile questa offerta che abbiamo riservato per voi su Alfa Giulia 2002 turbo diesel 150 cavalli AT8, quindi cambio automatico, la versione super aziendale pari al nuovo, prezzo esclusivo 19.900 euro. Vi ricordo l'indirizzo, Corso Francia 341 a Torino, siamo aperti 7 giorni su 7, vi aspettiamo! Eccoci tornati nel nostro... Non ti permettere di toccare Ronaldo, parla della Santissima Trinità, parla di tutto quello che vuoi, ma non toccare Ronaldo, guai a te se tocchi Ronaldo, mal te ne incoglie, eh? Eccolo qua! Oh, Adesso, no, adesso solo con lui. Come penitenza, 5 Pater Ave Gloria, 3 Ave Marie, 4 Pater Nostro e questa sera non mangi. Lo farò la penitenza, oh. Però già ho ammesso come che ti in questo caso... Ma come, ti sei permesso, no, ma come ti sei permesso di dare ragione a Sarri che ha fatto uscire Ronaldo? Ma come ti sei... Perché sono un relativista e quindi ogni situazione va letta nel suo singolo e non bisogna mai avere delle massime assolute. Detto questo, Ronaldo è un campione, io lo sosterrò fino alla fine. Sei un Giuda. No, vabbè. Sei un Giuda, va bene. Guardate che l'ho motivato, Sarri ha detto l'ho fatto uscire. Ma certo. È diplomazia quella però, Sì, allora, va da sé che comunque sia da alcune partite Ronaldo ha accusato una flessione. È normale, adesso si può dire, è normale considerando i ritmi di allenamento che fa e i ritmi di allenamento a cui si sottopone da solo, eccetera, eccetera. Quindi ha una certa età che non incide con il fisico, certamente non è un ventenne come De Ligt, quindi se Sarri lo fa, come si dice, rifiatare, ben venga, perché comunque sia il campionato è lungo, la Coppa dei Campioni anche, la Coppa Italia pure, e quindi c'è bisogno di Ronaldo in campo al 100%. Poi ha ragione il telespettatore prima quando sottolinea che può cambiarti la partita, lo abbiamo dimostrato con Juventus-Genoa, però è altrettanto vero che a volte un allenatore deve compiere anche quegli atti di coraggio che ai più potrebbero sembrare impopolari. Poi è chiaro che se Douglas Costa unitamente a Higuain, continuo a sottolineare, non avesse inventato quel gol eccezionale, staremmo qui a dire probabilmente perché Sarri lo ha tolto magari all'ultimo minuto. A volte lo sappiamo che come diceva il vecchio presidente della Roma di Noviola, è sempre una questione di centimetri, io dico, è sempre una questione di istanti e di attimi, ecco. Un telespettatore, prego. Pronto? Pronto, ciao Massimo. Ciao Romano, come va? Ciao, saluto l'avvocato Daniel. Ma ciao. Secondo me ha fatto bene Sarri a toglierlo, perché poi, cioè, se no poi dopo magari se non sta bene rischiamo di perderlo magari poi per un mese, e quindi penso che anche Ronaldo se ne sia reso conto, non credo che se la sia presa più di tanto, comunque è un gran campione, quindi penso che se ne sia reso conto. No, però per la parte di mercoledì, io sono contento per il risultato che la Juve adesso è qualificata per l'ottavo e tutto quanto, però c'è sempre un però, se giochiamo così come abbiamo giocato, a parte gli ultimi 5 minuti con grande tecnica di grande scambio di tecnico di Traore e di Douglas Costa, veramente ha fatto veramente una cosa bellissima tecnica, però se giochiamo come stiamo giocando, che arrivati gli ottavi ci becchiamo Manchester City o Real Madrid o chi che sia, certo che giocando così un po' lenti. Romano, perdonami, ciao, sono Daniel, perdonami, hai perfettamente ragione, però sappiamo perfettamente che la Champions è spezzata in due, un conto sono i gironi, un conto sono l'eliminazione diretta. Guarda la Juve stessa nel 2015 che rischia di andare a casa con l'Olympiacos se non rimonta con quel 1-2 dopo 70 minuti di gioco circa, e poi la Juve che cosa va a combinare nell'eliminazione diretta. Vediamo lo stesso Real Madrid che ha rischiato quasi di non passare il girone, adesso piano piano sta entrando in forma, sarà un'altra Champions, ovviamente dovremo vedere in che condizioni sarà la Juve, quindi però sarà tutta un'altra Champions quella di febbraio. No, quello è vero, comunque Lokomotiv Mosca è sempre una squadra rognosa da affrontare, io me ne immaginavo già comunque che
che tribolo, comunque che facciamo fatica a battere questi qua, perché sono veramente i russi, già lo dico, sono tosti. Però no, però io sto dicendo tutto viene bene, però sto dicendo, io volevo dire anche grazie a San Bonucci comunque che ci ha salvato quel gol sulla linea. Se magari non ci fosse stato Bonucci lì sulla linea, quel gol fosse entrato, magari adesso stavamo parlando di un pareggio, magari di una sconfitta. Era un'altra però storia. È andata bene così, comunque va bene, la Juve è qualificata, io sono felice, tutto quanto. Speriamo che col proseguo del campionato e Champions, la Juve giochi meglio e via. Va bene. Però quello che non mi piace soltanto è Danilo. Spero che Danilo è. Spero che giochi Quadrato al posto suo, se. Perché spinge poco in avanti comunque Danilo comunque. Adesso non so io, lui ha caratteristiche diverse di Quadrato, Quadrato è stato inventato come difensore, però non lo so. Comunque va bene, comunque per il resto va tutto ok. A differenza di altre società noi stiamo bene, quindi. Bene, non abbiamo contenti. I problemi interni che hanno gli altri. Grazie Romano. Antonio dice: i giocatori della Lokomotiv come sono? Eccoli qui. E come li vede Douglas Costa a proposito dello slalom? C'è una mail per come te. Diceva il grande Beppe Barletti: salta gli avversari come birilli. Era un suo pezzo forte. L'avvocato presente l'anno scorso, dopo l'eliminazione con l'Ajax, ha fatto una sceneggiata che sembrava fossimo andati in Serie B. Ora gli chiede: peggio come atto quella partita dove per giunta siamo andati in vantaggio, oppure aver preso quest'anno 6 gol al primo tiro concesso come Polli e farsi rimontare 7 volte? Per il resto i sarristi che vedono tutto rosa e che continuano sempre più a vaneggiare quando le cose al netto delle vittorie vanno sempre peggio, il gioco è peggiore di quello dell'anno scorso e, cosa che non dice nessuno, Allegri, Rabiot e Ramsey non ce li aveva. Altra domanda: non pensate che il modulo ottimale per noi non sia il 4-2-3-1? Giorgio da Verona. 4-2-3-1? Come sono messe le squadre oggi sia in campionato che in Champions non so, perché 4-2-4 in difesa, 2 al centrocampo. Se la Juve, se la Juve come dire assimila la mentalità offensiva, 4-2-3-1 ci può stare, però non lo so. 4-2-3-1 secondo me è più un gioco dove devi sfruttare le corsie esterne, le fasce. E nel gioco di Sarri questo non c'è moltissimo. Ma questo l'abbiamo visto. Infatti. Nel gioco di Sarri ci sono più passaggi, come dire, a ragnatela, di prima, le triangolazioni. Ecco, tanto è vero che il gol di Douglas Costa è un gol, tra virgolette, da gioco poi, di Sarri. Poi, per quanto riguarda... c'è un... Sì, no, prego, prendiamo. Pronto, la telefonata. Pronto? Sì, pronto, ciao Max, buongiorno. Ciao. Sono William da Milano. Sì, ciao William, come va? Tutto bene, grazie. Prego, William. Una cosa, cioè, magari un po' controcorrente, però io sono molto soddisfatto della prestazione della Juve, cioè nel senso, per come ci stiamo gestendo, perché sappiamo che la stagione sarà lunga, quindi noi ci stiamo gestendo molto bene a mio modo di vedere, ecco. Perché basta vedere anche l'Inter, insomma, che è partita mille, adesso scoppia dopo un tempo, quindi la Juve secondo me sta gestendo molto bene e la stessa cosa vale per CR7, cioè, ovviamente poi chi critica CR7 come diciamo qua a Milano è un ciula di proporzioni tipiche, quindi per carità non si tocca assolutamente. E poi io insomma sono molto fiducioso, ecco, devo dire la verità. Poi anche per dire, poi sui singoli credo che ne vedremo delle belle con Rabiot, spero. Sembra che piano piano stia ingranando, anche perché poi insomma non ha giocato per un anno, quindi voglio dire anche lui ha bisogno di tempo. Poi io da tifoso dell'Arsenal sono molto contento per Ramsey, perché per me è un grande giocatore, ma quindi speriamo che regga, più che altro per le condizioni fisiche. Questa cosa vale per quel fenomeno di Costa, che è qualcosa di sublime, quindi lasciamo perdere. Poi su una cosa, ecco, su Pogba, secondo voi c'è qualche pertugio o sono solo chiacchiere da bar? William, ti ringrazio e ti saluto. Per questo momento, cioè in questo momento secondo me sono abbastanza chiacchiere da bar, qualcosa ci si deve inventare al di là del tweet capitano, insomma, no, non è che questo ti fa capire. Chiacchiere, come vuoi?
Ma io anch'io guardo più che altro il presente, anche perché siamo all'inizio della stagione. Molto interessante il discorso del nostro amico William, da casa, di William. Condivido anch'io che noi stiamo facendo un po' i conti senza l'Oster, laddove l'Oster è rappresentata da una stagione lunghissima, dove all'inizio lo sappiamo che la Juventus, è vero che quest'anno ha una preparazione tecnica diversa, non spinge mai all'ennesima potenza all'inizio per poi decollare in primavera, cosa che purtroppo lo scorso anno, per dire la verità, non è avvenuto. Bisogna anche un pochino gestire le forze, quindi il fatto che nonostante tutto questo, nonostante le critiche che a ragion veduta in alcune circostanze possano anche arrivare, noi non solo siamo primi ma siamo imbattuti. Ricordiamoci che se dovesse vincere contro il Milan, Maurizio Sarri supererebbe anche il record di Fabio Capello nella stagione 2005-2006 senza giocare bene. Mi viene da dire, cosa capiterà quando dovessimo ingranare la sesta, visto che oggi le automobili hanno la sesta? E domanda è quando ingraneremo? Primavera. Però al momento teniamo i piedi per terra, godiamoci la situazione con i risultati, e cioè tranquillità in Champions, tranquillità in campionato. Per rispondere a quel telespettatore William, che ha scritto che ho fatto il diavolo a 4, no, la sceneggiata eccetera, mi ricordo anche che c'è stata un fiorire di email e di telefonate che mi davano ragione, perché comunque sia è stata una disfatta, è stata la partita che ha segnato il tracollo della Juve, e ha segnato poi, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, che ha determinato la dipartita di Allegri e l'arrivo di Sacchi. È ovvio che intorno alla Juve di Sarri, intorno alla Juve ci sono molte aspettative. Oggi i risultati sono così. Certamente che cosa si può dire, se vogliamo fare i sofisti, cavillare? Piacerebbe vedere la Juve che consolida un risultato ottenuto durante la partita e non arrivare alla fine o addirittura un minuto dopo nei recuperi, e in quei momenti lì la Juve comunque consolida il risultato della vittoria, perché sembra da pensare è stato un colpo di fortuna. Però i numeri sono questi, e con i numeri non si discute. Prima in campionato e ripeto, ben piazzata nel girone di Champions. Attenzione che ci sono squadre in Europa che sono temibili. Un esempio per quanto mi riguarda, il Borussia Dortmund, che ha letteralmente rimontato l'Inter di Conte, la nostra grande nemica per antonomasia, e l'ha rimandata a casa. Per adesso ci siamo noi, l'Inter rischia di andarsene. Andiamo invece in pubblicità. Benissimo. Fastweb, fibra ultraveloce fino a 1 giga. Scopri le offerte esclusive solo su fastweb.it. Gira, 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 scegli RotoWash. Grazie ad una completa gamma di lavapavimenti garantiamo una soluzione alle esigenze di tutti i settori, dalla ristorazione all'officina meccanica, dal settore sanitario all'ambiente sportivo e commerciale. Chi sceglie RotoWash sceglie di affidarsi ad un prodotto efficace e duraturo, ideale per risolvere la necessità di lavaggio, pulizia e igiene dei pavimenti, sia nella quotidianità dell'ambiente domestico che commerciale. Chiedi una prova pratica gratuita a domicilio. Contattaci, RotoWash ti aspetta. Buongiorno a tutti. Concessionaria Renault Rabino, ci trovate a Pinerolo in Corso Torino 240 e ad Avigliana in Corso Torino 18. Vi aspettiamo per presentarvi la novità di questo fine 2019. Parlo di nuova Renault Clio, la quinta generazione di Clio. Parliamo di una vettura totalmente nuova sia nell'esterno che negli interni, soprattutto negli interni. Nuovi motori sia benzina che diesel, per fine anno avremo anche il GPL. Venite a provarla, venite a scoprire questa vettura totalmente connessa, sempre connessa con la tecnologia Google Search integrata. Venite a provare a scoprire l'offerta lancio di questo fine 2019 sulla nuova Renault Clio 5. Vi aspettiamo a Rabino Auto, Corso Torino 18 ad Avigliana e Corso Torino 240 a Pinerolo. Eccoci,
Nuovamente insieme, vi ricordo, più tardi, 15-16, nel nostro Marcord parleremo dei grandi portieri della Juve. E quindi, insomma, spazio un po' per tanti protagonisti, chi più fortunato, chi meno, no? Chi si è affermato altrove. Anna un sms dice: magari tornasse Pogba alla Juventus, sarei felicissima. Sì, a intasare. Vabbè, sì, Anna, è vero, però guarda che il calcio è, come dire, è fatto di momenti. Oramai, secondo me, Pogba non è più... Io lo vedrei. Marietta. C'è un rumor? Ci sono rumors che... No, l'abbiamo detto prima, secondo me in questo momento sono chiacchiere. È quello che mancherebbe, tatticamente. Sì, secondo me, veramente metteremo a posto il centrocampo in maniera definitiva con Pogba. Non so se prima avete letto il mio messaggio, lo ripropongo. Spero che mister Sarri provi in qualche partita a centrodestra un Bernardeschi alla Matuidi, quindi al posto di Khedira, e contemporaneamente Rabiot al posto di Matuidi a centrosinistra. Tutto può essere, perché Sarri quest'anno ci sta sorprendendo come si sta riproponendo e come sta riproponendo i giocatori. Tra l'altro volevo rifarmi a quello che hai detto. Se la Juventus ha vinto contro la Lokomotiv, non me ne voglio il telespettatore, ma se c'è... È perché Sarri comunque tatticamente ha avuto questa illuminazione. Tolgo Cristiano Ronaldo e faccio entrare Douglas Costa. Quello è stato un cambio. Ma ci vuole, perché altrimenti, se sei, come dire, spinto da un timore reverenziale, dice guai, non si tocca la divinità e tutte queste cose. Ma poi nella conferenza stampa ha sottolineato anche una cosa, secondo me, molto importante, dimostrando, oltre che di essere un uomo intelligente, di essere anche una persona corretta, perché avrebbe potuto anche bearsi dietro questi numeri che sono inattaccabili. Invece lui ha detto: abbiamo numeri diversi rispetto all'anno scorso, alcuni migliori, altri peggiori, ma diversi, okay? Quindi portando anche grande rispetto, come era giusto che fosse, al suo predecessore. Pronto, chi c'è in linea? Sì, pronto, Massimo. Ciao Giuseppe, buongiorno. Un saluto all'avvocato e al quasi mio concittadino Daniel. Buona giornata a te, Giuseppe. Prego, Giuseppe. Grazie. Intanto mi complimento con l'avvocato per l'ironia sul telespettatore che ha rimproverato Daniel sul giudizio a Ronaldo. A Ronaldo. Sì. È un momento proprio bellissimo della trasmissione. Complimenti, avvocato. Grazie. Mi scusi se la interrompo. C'è da dire una cosa, che in campo i giocatori scendono con una divisa e con quella divisa sono tutti uguali. La differenza è data dal numero che hanno dietro la maglia, e se il loro comandante, in questo caso l'allenatore, decide che uno in quel momento lì non è utile per la squadra e lo toglie, non c'è nulla da dire. Benissimo. Sei d'accordo con me? D'accordo con lei, Prego Giuseppe. Prego, continui, scusi se l'ho interrotto. Massimo, ieri quando ho chiamato ho dimenticato un particolare, cioè sul povero Rugani. Sì. Da ora in poi quel ragazzo lo chiamerò Calimero, perché mi ha riportato alla memoria il famoso pulcino nero che ce l'avevano tutti con lui. E infatti, non appena fa un errore, tutti a dargli la croce addosso. Mentre invece, proprio nella partita di mercoledì, nessuno ha detto una parola negativa nei confronti di Pjanic, che ha sbagliato 3-4 palloni, se non di più, per i quali stavano nascendo critiche pericoli per la difesa della Juventus. Ora, va bene, Rugani, però povero ragazzo, quante partite gioca nella Juventus per poter mettere in mostra quello che eventualmente vale? Perché la Juventus, quando l'ha preso dal Gallempoli, lo ritenevano, anzi, Sarri, non voglio dire che impazziva per lui, ma stravedeva. Ecco, all'improvviso, sto povero ragazzo non vale niente, non è da Juve, non è qua, non è là, ma insomma, ma guardate anche gli errori che fanno gli altri. E non sempre sto ragazzo, che quelle varie volte che gioca, che commette un errore, ma Bonucci è passato per l'errore della giornata per aver salvato tanto di cappello. Però quanti errori ha commesso Bonucci nelle altre partite che ci sono costati anche gol? Ma nessuno lo dice. Nessuno
che io a me è sempre piaciuto, va bene, sia per la l'educazione, per la signorilità. È un ragazzo da Juventus che incarna lo stile Juventus come io. E poi un'altra cosa, scusa Massimo, scusa. Prego. Ho sentito Luca Mombrano fare il paragone sul gesto di Douglas Costa. Mm. Ha detto Baggio, eccetera, eccetera. Ma ha dimenticato, forse perché lui è giovane, che ai tempi di Sivori erano cose che faceva anche lui. Sivori risolveva le partite a volte, come l'ha risolto Douglas Costa l'altra sera. E quindi io, che ho qualche anno e tu lo sai quanti anni ho, mi ricordo le partite di Sivori, eccetera, eccetera. Con questo concludo. Grazie. Ciao Giuseppe. Salutando l'avvocato Daniel e anche te per la cortesia. Grazie, buon molto gentile. Buon fine settimana. Molto diplomatico, passatemi la battuta, Rugani non è da Juve. Più diplomatico di così. No, ma c'è anche da dire che non è semplice entrare in campo in una sola partita con questa pressione. Certo. Anche De Mirallo, ce lo ricordiamo che nella partita con il Verona sbagliò completamente in difesa, tant'è vero che regalò quel famoso penalty da cui poi nacque il gol del Verona. De Mirallo non ha più messo piede in campo. Non ha torto il telespettatore, ha focalizzato l'attenzione su Pjanic. In realtà c'è da dire che le osservazioni, diciamo così, di tutti coloro che hanno visto le partite, che cosa è emerso da queste osservazioni? Che la Lokomotiv poi a un certo punto sul pareggio non ha avuto difficoltà a imbrigliare la manovra della Juve, e poi è venuto fuori questo lampo di genio di Douglas Costa che ha salvato la partita. Ecco, forse c'è bisogno di un gioco più incisivo, più aggressivo, però questo è farina, diciamo, è competenza, come si dice, di Sarri. Noi non possiamo dire, fare supposizioni. Certamente allenare uno squadrone come la Juventus non è un'impresa facile, perché si tratta di coordinare. Non si siede lì per sbagliare. Dalla Juve non ci si aspetta assolutamente una flessione e non ci si aspetta un errore. Ecco perché anche solo un pareggio verrebbe subito interpretato come la Juve sta cedendo, eccetera. Al momento non è successo. Abbiamo una telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno, sono Anna da Torino. Buongiorno Anna, prego. Buongiorno, volevo dire che sono completamente d'accordo con ciò che ha detto il signor Riccardo di Novara su Ronaldo. Sì. Perché si ritrovo che oltre a quella piccola deviazione di Ramsey su quella magnifica punizione di Ronaldo, ma nella ripresa Ronaldo sfiora un gol con un tiro molto violento e poi anche quel calcio piazzato velenoso, quindi non so se qualcuno degli opinionisti ha dimenticato di vedere il secondo tempo. Ringrazio. Grazie Anna. Ma nessuno discute, il discorso è che se Ronaldo è stato sostituito non è perché ha lanciato dei segnali o anche precedentemente da cui si evince che la sua condizione fisica al momento non è ottimale. Tutto lì. Tra l'altro, almeno mi pare di essere stato abbastanza sufficientemente chiaro, io lo terrei sempre in campo, l'ho già detto, non è che sia contraddittorio, però ho detto altresì che ci sono delle situazioni particolari che solo un allenatore può vedere, e in questa circostanza magari è andata anche bene a mister Sarri, che è stato fortunato, però il risultato ha dato ragione. Daniel, probabilmente durante gli allenamenti gli avrà detto: guarda che ultimamente non mi sento al 100%, eccetera. Sarri, ne prendo atto, voglio dire. Noi non sappiamo davanti che cosa. Alla TV è molto facile. Non sappiamo che cosa si dicono poi sul campo di allenamento, i discorsi che fanno. Noi vediamo solamente quello che emerge, cioè la conferenza stampa, la sostituzione, e su questo ragioniamo. C'è tutto un sommerso che a noi non è dato di sapere. Leggo questa mail, poi andiamo in pausa. Allora Antonio da Perugia dice: credo di non bestemmiare affermando che se uno come Douglas Costa avesse la costanza di preparazione atletica puntigliosa e qualche problema muscolare in meno, non avrebbe nulla da invidiare a CR7. Questo è forte, forte, forte un bel po'. Mostruoso il gol fatto, che però è tranquillamente nelle sue corde.
Sono d'accordo. D'accordo, dico sì. Però che se avesse quella preparazione atletica e più costanza, forse non sarebbe sì. mai arrivato però alla Juve. L'ho sempre ammirato Douglas Costa, ho sempre detto che è in grado di ubriacare la difesa ed è in grado di risolvere la partita, e addirittura mi sono spinto, adesso spero che non arrivino, arriveranno valanghe di telefonate, non fa assolutamente rimpiangere l'assenza di Ronaldo in campo. Andiamo in pubblicità perché sento già... I tifosi juventini, le partite non si vincono giocando bene o giocando male, si vincono perché una partita di calcio è fatta di episodi dal primo all'ultimo. Bravissimo. Momento. A volte si gioca bene e si perde, a volte si gioca male e si vince. Tutto qui, accettate l'evidenza. Beh, la cosa che ci ostiniamo a dire però... Dal Vangelo secondo? Non so. No, come si chiama il nostro amico? Perché Vito. Ecco. Vabbè, Vito, ci fermiamo un attimo, poi torniamo con... proseguiamo con un quarto d'ora o poco più. Rimanete con noi. La nuova Honda HR-V è stata rivista stilisticamente, un nuovo frontale, due nuovi gruppi ottici, anche gli interni sono cambiati, è stata impreziosita, ma mantiene sempre la sua tecnologia e soprattutto mantiene le sue motorizzazioni eccezionali, perché abbiamo già sempre il 1500 benzina da 130 cavalli e il 1600 turbo diesel da 120 cavalli. Si è aggiunta una nuova motorizzazione, sempre 1500 di cilindrata, e però parliamo di prestazioni, perché parliamo di ben 180 cavalli per la versione più sportiva, la versione sport, che è una novità assoluta che vi invitiamo a venire a scoprire e a provare qui da noi. Pensate, la nuova Honda HR-V può essere vostra a partire da soli 19.200 euro e soprattutto riusciamo ad avere questa offerta particolare perché per tutto il mese andiamo ad avere delle supervalutazioni del vostro usato che arrivano fino addirittura a 4.900 euro. Ma non è finita qui, perché la nuova Honda HR-V potete portare a casa anche con anticipo zero, solo 252 euro al mese e zero maxi rata, un'unica rata da 252 euro al mese e potete portarvi a casa l'auto. Non perdete l'occasione, perché la nuova Honda HR-V è qui che vi aspetta. La gamma benzina potete portarla a casa anche a rate, pensate, a soli 243 euro al mese, con anticipo zero e nessuna maxi rata finale. Anche per quanto riguarda la motorizzazione GPL, può essere vostra con una rata piccolissima, pensate, solo 265 euro al mese, anticipo zero e nessuna maxi rata finale. Eccoci, andiamo avanti con un po' di mail, quella di Massimo da Milano. Indovinate come finirà col Milan 2-1? Ci abbiamo fatto l'abbonamento con questo risultato. Comunque, gioco o non gioco, siamo ancora imbattuti, siamo agli ottavi di Champions con due turni d'anticipo. Ed era qualche anno che non succedeva. In campionato, per il nono anno di fila, siamo ancora là in vetta. Quindi i risultati comunque arrivano e io sono contento. Bravo Max. Ha ragione Max da Milano. È un'analisi obiettiva. Lo dicevamo a telecamere spente, con un Inter che sta spingendo a mille. Perché non è che siamo primi e dietro c'è il Barça come gli altri anni. C'è un Inter che spinge. Con un Inter che sta spingendo a mille, però sta rotolando, perché ha preso una sonora batosta in Champions. E vedremo però in campionato. Per forza, che punterà su quello. È certo, punterà su quello, e noi, la Juventus, si troverà come sempre a combattere su tre fronti, perché questa è la differenza. Caro avvocato, vorrei ricordare al vostro illustre ospite che io, qualche altro telespettatore, non dimentichiamo come apostrofò me Allegri dopo Juve Ajax. Gli vorrei ricordare che adesso non è che la Juve fa sfracelli dopo il cambio di allenatore, ma io non per questo martirizzo quest'altro toscano, anzi dico che sta facendo discretamente bene. Caro avvocato, se l'altro ieri vi fosse stato Allegri in panchina, non oso nemmeno pensare cosa avrebbe detto oggi, caro Antonio. Ieri, caro Antonio, con i se e con i ma, Allegri non c'è più, e con la sua ambra si gode l'anno sabbatico, adesso c'è Sarri. Questi sono i risultati. Ieri sera al bar mi sono dovuto scontrare con numerosi tifosi interisti e milanisti coalizzati per domenica sera. Sostenevano che Ronaldo è già stanco della Juve e lo sta dimostrando in ogni partita. Non si può nascondere che qualche malumore stia nascendo. Però se lui è un campione, come ampiamente dimostrato, dovrebbe capire che se gioca da far pena è giusto toglierlo. Marco da Como. Simone, non so se prima avevate letto il mio messaggio. Sì, l'abbiamo letto, l'abbiamo letto e abbiamo anche risposto, caro Simone. Però Ronaldo non è, ripeto, d'acciaio
Sono 35 tra poco. Non è Gig Robot d'acciaio, ecco. Dobbiamo fare dei calcoli. È ovvio che non c'è Ronaldo che è arrivato, con tutto il rispetto, al Lucento, e tutta la squadra del Lucento si stringe intorno a Ronaldo e dice speriamo, continui. Cioè, Ronaldo è alla Juventus e c'è Dybala, Higuaín, Bernardeschi, Ramsey, Rabiot. Cioè, voglio dire, ci sono, è una stella in un firmamento di stelle, quindi se ci sono problemi di convivenza penso che siano problemi normali a quei livelli. Non... Chi c'è lì un attimo, Daniel, che sentiamo il telespettatore. Scusami. Pronto? Sì, buongiorno, buongiorno, mi chiamo Franco, telefono da Chieri. Prego Franco, buongiorno. Allora, volevo solo semplicemente dire che noi quest'anno finalmente abbiamo un grande, grande, grandissimo allenatore. Anche solo perché ha avuto il coraggio a 10 minuti dalla fine di togliere un Ronaldo inconsistente e inutile alla squadra. E abbiamo vinto. Avrà avuto fortuna probabilmente, d'accordo, però a Ciughina questo non l'avrebbe mai fatto. Per cui smettiamola di parlare di Allegri. Questo ne abbiamo avuto a sufficienza. Grazie Max, io prego. Grazie Franco. Volessimo fare i filosofi, citeremmo Protagora come hai fatto tu, volessimo citare le canzoni diremmo la vita è bella perché varia. Sì. Allora, grazie Luigi, ma oggi parliamo dei grandi portieri, ricordatene più tardi. Pizzaballa. Pizzaballa, il famoso pizzaballa delle figurine Panini. No. Poi ciascuno può giudicare a proprio modo, però in maniera, sono assolutamente, come dire, ingiudicato, usiamo un termine giuridico. Allora. Zoff, Gigi Buffon e tanti altri. Ah, io pensavo, ti ricordi ai nostri tempi Pizzaballa, Cudicini, Albertosi, sì, nell'album delle figurine. Giusto per precisare, dice Mimmo, alla Juve Sarri è da 13-14 partite, almeno 3 di queste sono state giocate benissimo. E con quello di prima, che è stato purtroppo 5 anni, ne ricordo solo una, per fortuna, è stato messo alla porta. Va bene, caro Mimmo, adesso c'è Sarri e ci occupiamo di quello che accade con Mister Sarri. Pianto Salentino, come promesso. Ah, ecco, aspetta, allora, te lo. Nel grande Salentino cantautore Peculante Linda, che ti prego di far ascoltare un pezzettino, perché è molto spazzosa. Ci vuole sentire un attimo il pianto salentino che ci manda Leo Minà. Aspetta, che. Poi diamo anche un giudizio. Bassia Umbra. Brava, Bassia Umbra. Sentiamo un po'. Adesso c'è Sarri. No, aspetta. Io controllo sempre quanti amici ci sono via streaming, così è un mio vezzo, quindi devo silenziarmi, perché c'è il che non è grave, anzi, e la facciamo sentire Leo Minà col pianto salentino. Pianto salentino. Esultavi mentre piangeva Ronald, poi sotto l'ombrellone ha iniziato a sognare, nei prescritti sei andato a allenare, parlerai di triplete, e mai stati in B, e al posto nel ristorante, non li ho chiedito, ma dopo Dybala, ti purga di nuovo il pipita, con Lukaku che pare una Pecross in salita, e tu in conferenza. Grattacieli e muro nel pianto, fai bel viso ma rosichi intanto, si sente da Barcellona a Torino, tuo pianto salentino, pianto salentino, pianto salentino. Tutto. Ma, complimenti. Grazie Lomina, col grazie per il contributo. E col pianto salentino di Andonio, che la rimandiamo, dai, magari più tardi. Allora, simpaticissima. Ernesto dice: Varese, saluto a te e i tuoi ospiti. Volevo fare una considerazione. Vorrei campionato e Champions, però ci manca ancora qualcosa a centrocampo. Poco dinamico, dobbiamo recuperare più palloni. Lì siamo troppo lenti. Siamo la squadra che corre meno rispetto a tutti. Che dirà Bassa ha fatto il suo. Cambiamo per Ronaldo. Sta non giocando, è svogliato. Per Ronaldo è giocato. Giocando, è svogliato, saluti. Sempre non sta giocando, è svogliato, sì, saluti. Vabbè, perfetto. Ma dire che Ronaldo sia svogliato, come diciamo noi avvocati quando assistiamo agli interrogatori, sono espressioni valutative. Cioè, Ronaldo in questo momento sta accusando una flessione. Le cause di questa flessione possono essere molteplici, fisiche
oppure anche psicologiche, perché come abbiamo detto non sono dei robot, non hanno, sono esseri umani, quindi in campo si portano, come tutti noi, quando nelle nostre situazioni si portano dietro i loro pensieri, affanni, ansie, preoccupazioni, e perché no, anche un senso di, come dire, in questo momento di, magari è soltanto voglia di ricaricarsi e di stare tranquillo per conto suo. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto? Massimo, buongiorno, sono Andrea, da provincia di Bergamo. Buonasera, buongiorno. Buona giornata a te. Grazie. Grazie mille. Prego, Andrea. Buongiorno. Allora, per quanto riguarda Ronaldo, aspettiamo un attimo, perché l'ultimo anno a Real Madrid aveva avuto gli stessi problemi al girone d'andata in campionato. Poi si è visto quello che ha fatto, ha vinto la Champions, ha risegnato un sacco di gol, quindi aspettiamo un attimo. E anche perché i milanisti e gli interisti che adesso si trovano a dire perché Ronaldo vuole andare via, vuole fare, vogliono prendere, mi sembra, un giocatore di quasi 39 anni, quindi sarebbe meglio che pensassero altre cose. Per quanto riguarda invece il centrocampista, noi abbiamo un problema sulla sinistra che si sta cercando di evitare con Rabiot. Vediamo se Rabiot sarà all'altezza quest'anno, se no Pogba sarebbe veramente un ottimo investimento per il prossimo anno. E non Milinkovic e Savic, perché per me è un giocatore molto sopravvalutato. Infatti anche nella Lazio ogni tanto lo cambiano, perché è un giocatore che ha un bel tiro, però è molto lento e anche caratterialmente a me non piace. E secondo me è un giocatore sopravvalutato. Per quanto riguarda l'ultima cosa che volevo dire su Rugani, Rugani ha giocato 89 partite nella Juventus, all'inizio ha fatto anche delle buone partite, ma è già un lungo periodo di tempo che sta veramente penando, ma alla grande. L'anno scorso probabilmente siamo usciti dalla Champions e una grave colpa è anche la sua. Se noi avevamo Chiellini nelle due partite con l'Ajax probabilmente non saremmo usciti. E anche quest'anno l'ho visto veramente male. È rimasto la Juventus solo per un motivo, perché si è fatto male Chiellini, però non sarebbe più nella Juventus. Mi dispiace, perché è una brava ragazza, una brava persona, ma secondo me in questo momento non è un giocatore da Juventus. Grazie e, Andrea. Niente. Buona giornata, grazie. Oggi mi vengono delle cattiverie che è meglio che soffoco. Sta penando o fa pena? Perché mi vengono queste domande un po' così, insomma. Vabbè. Douglas Costa è un grande giocatore che abbina tecnica e a velocità impressionanti. Secondo me una squadra con Douglas, Cuadrado, CR7, Higuain, con Dybala, Ramsey ha un potenziale offensivo di lunga superiore ai gol all'attivo. La condizione sine qua non, devono essere tutti in forma e in salute. Altra chiamata. Pronto? Pronto? Sì. Ciao Massimo, un saluto a te e ai tuoi ospiti, sono Giovanni da Stradella. Ciao Giovanni. Buongiorno. Senti, permettimi prima di dire al tuo ospite Daniel, sì, mi dispiace che non indossi una di quelle giacche Antan, poderose, di quei complessi degli anni 60. Ma ce l'ha, ce l'ha. Compagnia. Mi dispiace tantissimo. Ce l'hai, vi ricambio. Vedrò di provvedere, grazie. Dire, il Conti di Douglas è venuto perché non c'era Cristiano sulla sinistra, se no Douglas rimaneva a destra, è partito dalla sinistra che è uscito Cristiano. E poi non dimentichiamoci che sul gol di Douglas, quello che ha fatto Gozzano, non dimentichiamoci, perché se sbaglia il colpo di tacco era difficile che ne uscisse, non dimentichiamoci anche quello, nel gol di Douglas, che è favoloso, è bellissimo, però una componente importante è stato il colpo di tacco di Gonzalo. Beh, grazie. Senza Giovanni, quello era difficile riuscire. Beh, assolutamente, non e dire... soprattutto, prima ancora, il fatto che sia uscito Ronaldo e non si è potuto spostare a sinistra, altrimenti sarebbe rimasto sulla destra, perché la fascia sinistra è coperta da Cristiano. Dico qualcosa di sbagliato, chiedo ai tuoi ospiti. Grazie Giovanni. No, ma siamo d'accordo, l'abbiamo detto anche noi, l'ho sottolineato anch'io, che ribadisco per la terza volta. Ovvio, è ovvio che io non toglierei mai Ronaldo, ma in questa circostanza dobbiamo ammettere che ha ragione il nostro amico, che ci fosse stato in campo Ronaldo, probabilmente per le dinamiche, per il tipo di posizionamento dei giocatori, quel gol lì non sarebbe mai arrivato. Tra l'altro Massimo, una cosa importante, perché io poi cerco sempre di commentare tutta la giornata di Champions, non solo la Juve. È vero che la Juve ha stentato, ma non dimentichiamoci che abbiamo visto un Barcellona non
andare oltre lo 0-0 con lo Slavia Praga, un Borussia Dortmund che dopo il primo tempo sembrava morto e un Inter che invece sembrava assolutamente e che ha segnato questo, esattamente anzi addirittura nei primi minuti di recupero. Questo cosa significa? Che non Guardiola è anche in crisi, che non c'è una favorita, ma pensiamo solamente che l'Atalanta, che aveva 0 punti dopo il primo tempo e ha preso un rigore che se l'avesse segnato sarebbe andata sotto 2-0, dovesse vincere le prossime due partite, si qualifica. Signore e signori, questa è la Champions League. Noi cerchiamo di dare razionalità a un torneo che è il massimo dell'irrazionalità. Daniel, io mi spingo oltre, questo è il calcio. Questo è il calcio, perché il calcio è fatto al 99% di fattori imprevedibili. Va da sé che, facendo entrare in campo Douglas Costa, è uscito Ronaldo, ma va da sé che Sarri sa benissimo che Douglas Costa ha il fiuto del gol ed è, diciamo, si chiede a Douglas Costa, dire a Douglas Costa di tenere la posizione è praticamente impossibile. Ma perché? Perché sa puntare al gol. Ovviamente la giocata di Gonzalo Higuaín è stata determinante. Sublime. Certo, ma tutta l'azione che ha portato al gol l'ha confezionata Douglas Costa. Pronto? Pronto? Ciao, chi sei? Massimo, buongiorno a te, mi chiamo Raffaele, ti chiamo da Varese. Prego Raffaele, buongiorno. Buongiorno a te e al signor Daniel, che è sempre un piacere sentirlo parlare. Grazie infinite. E all'avvocato, che è molto sanguigno e benissimo la platea, mi piace. Prego, buongiorno a lei. Volevo fare due considerazioni. Il fatto che qualcuno ha telefonato, qualche giornale ne parla, il fatto che Sarri abbia avuto coraggio a sostituire Ronaldo, no? Se facciamo questo tipo di discorso ci allontaniamo un attimino del gioco del calcio, perché il discorso va fatto un po' diversamente. Sì. Nel senso, io sono convinto, e qualcuno mi deve dire il contrario, che con Mandzukic nella Juve avremmo avuto un altro Ronaldo. La gente può dire quello che vuole, per motivi molto semplici, perché con Mandzukic Ronaldo riusciva a spostarsi sulla destra, al centro e alla sinistra. Adesso il gioco il tentato gioco che vuol fare Higuaín, ma tanto di capello che lo sta facendo bene, non mette al 99, non mette al 100% nelle condizioni di potersi, diciamo così, sfruttare tutte le qualità di Ronaldo. Almeno questo qui è un mio pensiero. Stesso discorso vale il fatto di Douglas Costa, dobbiamo metterci d'accordo se Douglas Costa può giocare con Ronaldo o lo può sostituire. Poi volevo dire l'ultima cosa e vi chiedo scusa. Prego. Quando si dice sempre che la squadra che vince lo scudetto è sempre quella che subisce meno gol, io dico è vero quello, ma attenzione che per essere la miglior difesa deve essere sempre la miglior mediana. Perché quando è una miglior mediana la difesa è sempre quella che subisce meno, anche quando avevamo Barzagli, Bonucci e Chiellini. Perché quest'anno subiamo tanti gol, ma non perché non abbiamo una buona mediana, perché col gioco di Sarri si va sui 20-30 metri più avanti. Scusatemi se mi sono prolungato. Grazie Raffaele. Ti saluto. Grazie ancora, buon pomeriggio. Allora, visto che qui ci sono sempre grandi opinionisti, però non ho mai capito una cosa. Vince chi è la migliore difesa o il miglior attacco? Perché dipende da che competizione fai, Massimo. Napoleonisticamente parlando, vince chi ha il miglior attacco, perché la miglior difesa è l'attacco e quindi... Ma perché se tu dici la propria, io... Anche, parliamoci chiaro, anche la miglior difesa messa sotto assedio a un certo punto deve soccombere. Ma perché poi chi ha la miglior società alle spalle? Io sono un pochino sempre dell'idea, non l'ho mai nascosto, che per vincere in Europa, chiaro che tu non debba avere una difesa con la brodo, questo è evidente, però contano sempre gli attacchi. Se andiamo a vedere l'albo d'oro delle ultime squadre che hanno vinto, non parlo solo delle spagnole ma anche dello stesso Liverpool, sono squadre che hanno puntato tutto sull'attacco e molto meno sulla difesa, anche perché comunque attaccando chiaramente non permette agli altri di essere pericolosi. Buongiorno a tutti, grazie per i complimenti da Andrea. Vorrei dire ai tifosi che siamo primi in campionato in Champions, nonostante Sarri stia tentando di modificare gioco e mentalità nei giocatori narcotizzati negli ultimi 3 anni. Vedremo cosa succederà quando questa trasformazione sarà completa e allora potremo giudicare. A me piacerebbe che Sarri, solo che rivalutasse Mandzukic.
Ma ormai penso sia un rapporto terminato questo. Sari è scaricato sulla società, gliel'hanno chiesto in più di una conferenza stampa. Perché mentre parlava il telespettatore io immaginavo Mandzukic, Higuain e Douglas Costa. Mandzukic, Higuain... Ma io credo che Mandzukic non è che voglia ovviamente adesso a tutti i costi mettere le pedine come vuole mister Sarri, sia un pochettino lento per il gioco a due tocchi che vuol fare l'allenatore toscano della Juve. Higuain è vero che ha meno possenza fisica rispetto a Mandzukic, è indubbio, però è un po' più veloce nel fare quegli 1-2 come ha fatto con Douglas Costa e come ha fatto a queste giocate fulmine. Esatto, Higuain. Esatto. E secondo ecco me perché... si intende molto bene con Douglas Costa. Sì. Alla fine qual è la vera identità non lo sappiamo ancora. Per chiudere... ma nemmeno della mia, eh. Ma no, ma allora, per fare un discorso, è come dire, la vera identità è a seconda delle partite. Fortunatamente Sarri ha, ho letto prima, una rosa extra large. Per dire, è come per te, adesso hai questa giacca, più tardi ne indossi un'altra, ma sei sempre tu. No, io la vedo così, cioè, a seconda dell'avversario che si ha di fronte, potendo disporre di una rosa così ampia, Sarri può adattare la squadra alla confusione, finché si vince, no? Dov'è il problema? Squadra che si vince si tocca in questo caso, no? Non si tocca perché si può cambiare. Bravissimo. Si può cambiare, spesso alla finora è andata tutto molto bene. È andata bene, sì. Cioè, Ma va bene anche essere abbonato al 2-1, non è grave. Ma no, cioè. Se vinci, capisco la sai come si dice. 2-1. Sai come si dice, lamentarsi di gamba sana. Esattamente. No? Chi non ha i denti, chi ha i denti non ha il pane. Insomma, vogliamo dare ragazzi, tanto palla Gattallardo che ci lascia lo zampino. Godiamoci il momento. Sera, datemi una mano con un altro detto, ve ne viene un altro. Anche per essi il cielo ha la stessa distanza che per noi. È sempre più complicato. Però. Grazie all'avvocato. Mi ammutolisco. Al professor mi ammutolisco. Per grazie a voi. Grazie a voi. A Marcondi, più grandi portieri della Juventus. Buon pomeriggio. FastWeb fibra ultraveloce fino a 1 giga. Scopri le offerte esclusive solo su fastweb.it. Prezzi a partire da 23.700 euro per la nuova Honda CRV. Potete trovarla in alimentazione benzina, in alimentazione hybrid, ma soprattutto venitela a provare su strada.